Oh, Paolo di a tutti ragazzi, oggi ci facciamo una partita proprio a Muzza Blood. E... Ma proprio così così a caso. Cioè non lo edito neanche sto video e spero che venga decente. E Blood, gioco piuttosto vecchio della... Io lo chiamo la trilogia. Duke Nukem, Shadow Warrior e poi c'è Blood, anche se Blood devo dire che era l'ultimo che mi mancava. E eh, penso che sia divertente più degli altri due. Per quanto io ami Duke come personaggio e anche come videogioco penso che Blood su certi aspetti veramente lo, lo superi allora intanto Blood è figo perché questo gioco anche se è vecchissimo è il primo che implementa la doppia modalità di fuoco infatti esempio esempio molto facile adesso come vedete colpo singolo per la doppietta colpo doppio che ne spara due questa invece adesso però mi è rimasta solo questa forca e quindi non starò tanto bene però qua mi ricordo che c'era un segreto quindi andiamo qua dietro ho scelto Dark Carnival come livello perché è uno dei miei, dei miei preferiti e, e niente proprio oggi così mi era preso di devo giocare a sto gioco cioè ho tipo uh, un'oretta dopo pranzo che mi concedo prima di tornare a studiare allora siccome gioco a blood ho detto ma facciamo anche un video che tanto per mettere qualcuno sul canale e per far capire che io non, non ho mai smesso di fare video, cioè nel senso tecnicamente ho smesso di fare video, però non è che chiudo il canale o cose del genere, l'ultimo video mi pare che fosse quello su, su Doom, sì sì sul nuovo Doom, e, in cui parlavo anche di cose piuttosto singolari che avevo studiato all'università, un università che fra l'altro è uno dei motivi per cui non sto più facendo video. E nel senso quando cominci a studiare è finita, la tua vita diventa par parecchio triste E non stai neanche più dietro ai giochi Qui si sono suicidati praticamente Cioè sto gioco ragazzi comunque, vedete, è troppo bello Poi sanguina, proprio sanguina ehm... No, ma non è solo quello il motivo, eh? non è solo un'università, è anche il fatto che comunque per fare dei video che mi soddisfino ormai Mi servono mi serve una certa qualità. Eh, cioè mi sta sulle palle fare dei video brutti. Cioè, fare, tenere il canale attivo con dei video brutti, no? E quindi vorrei farli un po' più elaborati. Con la videocamera, la reazione, cose così. Ma questo richiede tempo. Ma non è tanto il tempo, la difficoltà. Richiede risorse. Proprio risorse del computer. Non la... Eh... Ma questo come c'è finito sotto, cacchio? E eh, niente, sono morto Facciamo un load Spero di aver salvato non troppo tardi Sì, qua E dicevo eh, Richiede proprio risorse fisiche Guardate lo sfoco secondario di questa arma Che è figata Cioè non ne becca uno, eh, però è bello Poi fighissimi i nemici si abbassano <ride> E... Cioè, sentite le urla che belle. Ehm... No, stavo dicendo... Cioè, il mio computer comincia a avere i suoi anni. Cioè, sto computer, per quanto io l'abbia proprio spolpato, nel senso che gli ho fatto girare giochi che non, non si sarebbe neanche sognato l'esistenza lui. Ehm, per quanto io sia riuscito a sfruttare al massimo questo gioco. Oh, guardate la Kimbo delle, delle mitragliatrici. Peccato che duri poco la Kimbo. Ehm... Per quanto io abbia spolpato fino all'osso questo computer, non è immortale. E ormai si sente che è vecchio. Sto computer, ragazzi, ha dieci anni. Cioè, adesso dieci anni, magari voi pensate che sono gli anni 90, dieci anni fa, ma lo faccio anch'io, eh. Però in realtà, dieci anni fa, cioè, è il 2007. E qui capite già tutto, insomma. Se dieci anni fa è il 2007, io più o meno... L'avrò preso to nel 2000, non mi ricordo, cioè, ma avrà 8 anni se non 10, ma cose così proprio. E ok, siamo arrivati qua dentro intanto al, eh, Alla fiera, come si chiama questo? Il circo? No? Non mi viene niente il nome. Guardate qua, sta bellissimo sto pezzo, devo praticamente buttare queste teste, che come faccio notare si calzano, E già una figata di per sé, il fatto che si calcino, devo buttarli dentro, no? Solo che escono, quindi devo anche beccare il momento in cui si chiude la bocca No, non così, non così tanto Spero che non pariscano Perché poi mi danno un premio E quindi adesso qua ci perderò un po' di tempo, eh Ve lo dico già Ehm Ecco, questa è andata, dai Vai anche questa E vai Non va? No, non mi esce il premio, che palle Ecco, adesso è andato Eccolo qua, questa mi dà l'invincibilità credo per un po' di secondi che sfrutterò per andare a uccidere sta gente. Infatti non mi sto facendo niente, ok perfetto l'invincibilità. Andiamo a uccidere quello che posso uccidere. Perché ragazzi, sto gioco a differenza dell'altro dei compagni ehm, Duke Nukem e Shadow Warrior è piuttosto difficile. Per lo meno quando non avete armi. Allora dove mi... Ah ecco qua c'è il tizio. Oh. Ok, qua c'è un altro gioco, distruggiamo le bottiglie. E così che ho provato l'invisibilità. Sfruttiamo anche l'invisibilità per fare un altro pezzo. Ecco, guardate che non ci vedono. Adesso gli fuoco secondario con la dinamite. Ci metto un po'. Guardate il sangue ragazzi, il sangue! Wow! E qua dentro c'era anche un'altra cosa. Ah, i proiettili. I proiettili rimbalzanti. Praticamente sono di nuovo immortale. Guardate. Loro mi sparano e si fanno male da soli. È geniale tutto ciò. Dai, non voglio neanche sprecare Tanto ti fai male. Guarda, guarda, guarda. guarda. No, aspetta, saliamo magari. Tu, ucciditi. Così li posso vedere anche da vicino. Ok. Ucciditi anche tu. Ok, no, è finita. <ride> è finita. Attenzione, facciamo attenzione. Oddio, no, 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 no. Oh, piano. Oh qua c'è un sacco di roba. E niente, quindi dicevo, avrò interrotto il discorso un sacco di volte. Eh, che non è che abbia un computer così potente da poter giocare. Intanto i giochi nuovi che sono quelli che alla fine interessano. A meno che proprio non mi metto a giocare a Minecraft. E in più... Ma anche solo per editare, per fare qualcosa, cioè io faccio una gran fatica con i, pro i programmi di video editing, perché se io voglio magari mettere un qualcosa di particolare, tipo la videocamera, che si vede la, la reazione della mia faccia, no? e oppure degli effetti sonori, o anche cose tipo immagini nel video, animazioni, cose così, comunque servono dei programmi che sono un po' pesantuzzi e um, non dico che il mio computer non riesca a supportarli Però fa una gran fatica Sinceramente di sbattermi le palle eh, E poi impiegarci il doppio te del tempo Perché comunque si blocca Devi, devi ricominciare da capo e cose del genere Cioè è una cosa che veramente eh, rompe le scatole Quindi preferisco aspettare Quando in un futuro, credo molto prossimo Mi ricomprerò un computer più potente Di, eh, di poi iniziare ricominciare a fare video, anche belli oggi è proprio così un gameplay così che mi è venuto da fare così tanto per perché sto, sto, livello, sto livello lo sto facendo diverse volte almeno mi diverto un po' di più allora qua salviamo qua è pieno di... aspetta che butta una granata seria niente facciamo la bellissimo smitagliata da quando sei vicino bellissima ok e poi comunque vedo anche che cioè io non è che anche se non faccio video su youtube su youtube lo guardo ci giro no e vedo che è una gran cioè che schifo che schifo ragazzi io su youtube ci sono dal 2009 dal 2009, che sono praticamente 8 anni fa, ragazzi. 2009 sono 8 anni fa. Ehm. In quei tempi era ancora molto genuino YouTube, no? Zeb aveva 2000 iscritti. Mi ricordo. Capobastone faceva ancora i. Gli... Faceva ancora le. Le griffate, ragazzi. Le griffate che penso che ormai. Non faccia. Non... Nessuno lo ricordi nemmeno che abbia all'inizio. Si è iniziato così. E era un bel posto YouTube, erano gli anni di Minecraft, proprio quando YouTube è stato cominciato, eh, lo si è cominciato a usare in massa, proprio perché era diventato famoso Minecraft, no? E così... Era, era un bel tempo. Erano bei tempi, tempi d'oro. E che chiave ho preso? Questa qua, perfetto. Ecco l'altra. Dovrebbe spawnare uno, mi sa, sì. Come vedete i, i modelli delle armi che cadono sono in 3D Poi volevo dire che questa versione a cui sto giocando adesso È, è quella di Eduk32, non è quella proprio originale Cioè è una versione migliorata, moddata Quella originale c'è anche su Steam a 5€, completa di espansioni Non è niente male, però è un po' acerba Cioè non è che l'hanno curata tanto hanno semplicemente messo ehm, L'hanno messa in vendita su Steam semplicemente Cioè perché addirittura Uh, si apre col DOSBOX, anche se la comprate su Steam si apre col DOSBOX, quindi capite che non è veramente curata. Cosa che invece è la versione di Shadow Warrior. Lì c'è proprio una riconversione piuttosto carina. La versione di Shadow Warrior. Che vi consiglio, eh? ve li consiglio tutti e tre questi giochini. Come vedete io adesso mi sto mettendo a giocare a questi giochi un po' così. Cioè molto... Che poi sono bellissime perché poi ti sfogano Cioè guardate anche solo il sangue Voi siete incazzati, giocate a sto gioco Vi tranquillizzate Cioè vi sfogate senza dover per forza Oh bellissimo questa Vediamo se riesco a usarla Solo che non vorrei sprecarla Eh questo non è Ok mi sono reso conto Che dopo essere morto ho parlato Ho, cominciato, ho continuato a parlare Per penso 5-6 minuti Senza che stessi registrando No Aspetta Senta che stai registrando perché ho premuto il tasto per... di registrazione che è uguale a quello di carica partita Comunque, stavo parlando nel video che io progetto in pratica di eh, comprarmi un computer nuovo ma tipo tre anni, no? Il problema... perché poi... Eh... Mi piacerebbe anche giocare a un sacco di giochi tipo GTA 5 che non supporto Fallout 4 tantissimi, poi mi manca un sacco dei Z, dei Z standalone che ho abbandonato perché non è più supportata dai sistemi operativi 32 bit, ma poi mi manca anche tipo Arma 2 proprio dei Z Epoch ragazzi, dei Z Epoch ho passato interminabili ore giocando dei Z Epoch con il mio clan perché cazzo quel gioco era veramente una figata perché tu non era come dei zii, lì potevi costruire le basi con le mura, tutti craftare praticamente qualsiasi mobilia. E quindi sembrava, non so se guardate The Walking Dead, sembrava di giocare proprio, di essere dentro The Walking Dead, no? Cioè i clan facevano le loro comunità con dentro tutte difese, con le mura, con cose di questo genere. E poi... E poi facevano la guerra con gli altri clan, gli invadevano la base, gli andavano a derubare, cosa del genere C'erano i bot, dovevi andare a affrontare i bot per eh, affrontare i bot per avere le ricompense, I bot erano difficilissimi, mi ricordo. Poi la gente bastarda aspettava che tu eh, uccidessi tutti i bot, andassi a prendere la ricompensa e solo quando la stavi prendendo ti ammazzava. Era. Io ho fatto delle giocate su TS che erano veramente fantastiche. E mi mancano sinceramente, vabbè che non ho neanche più tempo, eh. E dite, cazzo, ma prendete lo sto computer, cavolo. Eh ragazzi, però quando ho cominciato a lavorare... Non so se voi lavorate di Zhao ancora, se siete... Non so neanche con che pubblico sto parlando. Perché quando facevo video eh, proprio ogni... ogni settimana, se non... ogni, ogni qualche giorno... Il mio pubblico era abbastanza infantile, cioè erano ragazzini, dai ragazzi. Adesso sarete cresciuti anche voi, quindi comunque quando iniziate a lavorare come me, io lavoro solo d'estate che dopo studio vado all'università. Comunque. Eh, comunque... Cominciate a eh, essere un po' attaccati nel senso... Io mi posso anche prendere un computer da 800 euro ma 800 euro sono un mese di paga e ti rosica a spenderli, cioè a me è rosica a spenderli, perché comunque è fatica, poi non è che faccio un lavoro così, così rilassante da dire che non me li sono seduati quei, quei pochi 800 euro. E, e quindi sono sempre alla, mi dico sempre che lo comprerò, poi alla fine dico cazzo però... Eh, magari aspettiamo. Anche perché non è che gioco poi così tanto, perché oh, studiando molto per l'università... Non ho neanche tempo Comunque Io direi di finire il livello Senza tante chiacchiere Che poi sono cose che avrò detto un sacco di volte Mi ricordo io Allora qua mi sa che era buggato Ossia la chiave non sponava sempre Ecco si è sponata Ok Meno quello E niente io direi basta Possiamo anche fermarci qua Io vi consiglio un sacco sto gioco Perché Cioè ragazzi vi sfoga Vi sfoga un sacco Cioè avete visto tutto il sangue voi siete incazzati, cominciate a giocare, vedete un mimo, lo smembrate e vi rilassate. È tutto così geniale. E... Aspetta che qua c'era... Questa, non so se l'ho detto nella, nella parte che non ho registrato, ma... Ma... Eh, è la versione... Eh, moddata No scusate no, Non mi ricordo cosa volevo dire Cioè devo dire una cosa Che forse avevo detto quando lo stavo registrando Però non mi ricordo bene cosa Ora lì non siamo andati saliamo Maranax Infeball manager Figata Tutto nel cacchio di figata Ah, poi c'era un segreto che lo voglio pigliare Cacchio mi sono fatto malissimo Eccolo qua Ottimo E niente ragazzi vi saluto Non vorrei neanche Editare sto video Vorrei mettere proprio il fraps su youtube Ma mi ci mette una settimana a poi a caricarsi Quindi niente E ciao ragazzi Alla prossima